che si rispetti, abbiamo l'appuntamento con l'amico Prem Carpinteri. Buongiorno Prem. Buongiorno Olga, buongiorno. Buongiorno, appuntamento che parla di arte, cultura, spiritualità. Come vai dalle parti di Bergamo? Tutta neve grossa? Ghiacciatamente. Bene, oggi tra l'altro vi riscaldiamo parlando di un autore contemporaneo molto tosto che io sto insomma scoprendo in questo periodo. Di chi parliamo oggi, Prem? Parliamo di Jodorowsky, oh, che è un personaggio veramente incredibile. Davvero incredibile. Sì. Ascolta, come lo introduciamo? Allora, lo introduciamo dicendo che lui è un fantastico ed energetico ottantenne, che ne si mostra di 50 di anni. Ho visto, pazzesco. Sembra che ha trovato la fonte della giovinezza lui. Sì, è incredibile, veramente. Ha un'energia ancora fortissima ed ha davvero molte cose da dire. Ha detto già molte cose e penso che continuerà a dirne, perché sembra eterno quest'uomo. Sì, ascolta, quale modo migliore che raccontare di lui attraverso una sua opera? So che hai un regalo per noi, hai un monologo. Io ti lascio tutto lo spazio monologo che vuoi, perché voglio cullarmi nelle tue parole proprio. Oh madonna, grazie, che bello. Questo pezzo si chiama Poromar, è un monologo poesia. Mi piace sviluppare la mia coscienza per capire perché sono vivo, cos'è il mio corpo e cosa devo fare per cooperare coi disegni dell'universo. Non mi piace la gente che accumula informazioni inutili e si crea false forme di condotta plagiata da personalità importanti. Mi piace rispettare gli altri, non per via delle deviazioni narcisistiche della loro persona, ma per come si sono evolute dentro. Non mi piace la gente la cui mente non sa riposare in silenzio, il cui cuore critica gli altri senza sosta, la cui sessualità viene insoddisfatta, il cui corpo si intossica senza saper apprezzare di essere vivo, perché ogni secondo di vita è un regalo sublime. Mi piace invecchiare, perché il tempo dissolve il superfluo e conserva l'essenziale. Non mi piace la gente che per retaggi infantili trasforma le bugie in superstizioni. Non mi piace che ci sia un papa che predica senza condividere la sua anima con una papessa. Non mi piace che la religione sia nelle mani di uomini che disprezzano le donne. Mi piace collaborare e non competere. Mi piace scoprire in ogni essere quella gioia eterna che potremmo chiamare Dio interiore. Non mi piace l'arte che serve solo per celebrare il suo esecutore. Mi piace invece l'arte che serve per guarire. Non mi piacciono le persone troppo stupide. Mi piace invece tutto ciò che provoca il riso. Mi piace affrontare volontariamente la mia sofferenza con l'obiettivo di espandere la mia coscienza. Che favola, complimenti all'Aleandro Jodorowsky che ci ha creato questo e complimenti a Prem che insomma ha una voce favolosa, è letto da te questa cosa, è arrivato dove doveva arrivare. Ma auguri a tutti invece, visto che... Grazie, so che gli auguri da fare appunto, salutiamo anche Claudia, insomma la tua compagna, moglie che è all'ascolto, penso, c'è? Sì, c'è. Cioè, ascolta, a chi lo dedichiamo questo monologo? Guarda, io lo dedicherei a un 2010 migliore. Può sembrarti retorico, ma un 2010 dove le persone possano sempre più andare all'interno di se stessi, perché secondo me è fondamentale. È vero, è un invito che ci facciamo tutti quanti, per cui ascolto le tue parole sempre molto sagge. Prem, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Se riusciamo magari riorganizziamo durante le dirette speciali qualche appuntamento, così insomma non ci lasciamo così. Comunque no, tu ritornerai con noi nel nuovo anno con la tua rubrica sempre più ricca, sempre più emozionante, sempre più bella. Grazie. Grazie a te per essere stato con noi, grazie. Baci, abbracci, ciao, ciao, ciao Gioia, ciao.